resta in città, chi si concederà qualche giorno di vacanza fuori. Per tutti l'estate 2020 sarà un'estate diversa dalle altre. Dopo l'emergenza Covid dei mesi scorsi, la crisi economica si respira anche nella città di Torre del Greco. Ai microfoni di TV City abbiamo raccolto le opinioni dei cittadini. Lei quest'anno andrà in vacanza? Penso proprio di no. Quindi neanche un bagno al mare qui in litoranea? No, in litoranea qua è impossibile, l'acqua è abbastanza sporca. Quindi niente vacanze? No, niente vacanze. Secondo lei che stagione sarà? Le persone andranno in vacanza o resteranno a casa? Faranno le vacanze ugualmente, ma saranno sicuramente persone in meno rispetto agli anni passati. Quindi il turismo risentirà di una forte crisi? Certamente, come tutte le altre attività ne stanno risentendo. Già c'è la crisi, comunque a mare bisogna andare, non bisogna dare confidenza alla crisi. Più confidenza ci diamo, peggio la dobbiamo prendere come viene. Bisogna andare a mare, fare le ferie e andare avanti, o se no l'economia credo sarà peggiore del virus che sta in giro. Rimango qua, è meglio che tu. Quindi sceglierà il Mare Nostrum per le sue vacanze? Meglio essere locale, no, perché ho paura del Covid, voglio stare in questo paese, solo del Greco. Dobbiamo incentivare l'economia locale. Ovviamente la prima cosa è questa, perché se no non c'è l'economia e tu le affonderà. I suoi problemi attuali. Quali sono i suoi problemi attuali? Vabbè, si vede l'immondizia, si vede, no? L'economia sta girando di meno questo paese. E tutto quello che succede, ne concerne il Covid. Con questa crisi dove andiamo? Quindi sceglierà il Mare Nostrum per qualche bagno? Diciamo di sì, con molta prudenza. Quindi il turismo quest'anno subirà una forte crisi? La crisi la sta vedendo, ma credo che quel tanto dovuto, ma non più di tanto. Secondo lei che si può fare per risollevare le sorti dell'economia in generale? Secondo il mio parere bisognerebbe dare degli incentivi, ma incentivi seri, soprattutto alle ditte, al commercio e a queste cose qua, secondo il mio parere. Ma chi vuole trascorrere le ferie qui oltre il mare che può fare? Vabbè, noi abbiamo anche una bella montagna, abbiamo Monte Faito, abbiamo il Vesuvio, abbiamo delle cose che ci invidiano tutti. Chi resta in città, come ad esempio chi resta a Torre del Greco, che cosa si può fare durante le vacanze? Beh, quello che fa sempre, perché a Torre del Greco resta sempre molta gente. Però si organizzeranno sempre col classico mare durante la giornata per poi tornare a casa, chi invece può andrà, abbandonerà la città per un po'. Dopo due o tre mesi di senza lavoro, adesso non vado in vacanza e vado al lavoro. Ma qualche bagno qui lungo le nostre coste? Vediamo agosto, se tutto va bene. Chi non va in vacanza mi sembra che non viva. Si vive bene lo stesso, anche senza andare in vacanza. Non abbiamo ancora deciso. Spero qualche giorno, ma sicuramente non saranno le vacanze degli anni scorsi. Si risente del Covid, delle conseguenze del Covid? Certamente, anche con le ultime notizie che si stanno sentendo si ha paura a muoversi. E chi resta in città, in una città come Torre del Greco, che cosa si può fare durante le vacanze? Chiusi in casa, perché non credo che ci siano alternative. I luoghi più freschi sono già adesso presi d'assalto, quindi penso che l'alternativa non ce n'è. Quindi sarà un'estate diversa dalle altre? Questo penso per tutti. Lei quest'anno andrà in vacanza? Non credo. Come mai? Questioni economiche, quindi per il momento no. Legate all'emergenza Covid? Certo, quindi per il momento in casa. Chi resta in città che cosa può fare durante le vacanze qui a Torre del Greco? Niente veramente, niente, perché non c'è niente. Questa città non offre niente? No. Né per chi ci vive né per i turisti? Per chi vive no, per i turisti non so se vede il porto, il mare, qualcosa, ma per chi vive no. Torre del Greco non mi piace. Perché? No, perché il mare è sporco e poi pure a causa del Covid non ci vado. L'anno prossimo forse. Secondo lei quest'estate sarà diversa da tutte le altre dopo l'emergenza Covid? Sto andando un poco qua giù, è sempre lo stesso. La stessa confusione, la stessa...
tutti attaccati, non è che ci sta questo distanziamento, capito? Quindi ci sono assembramenti sulle nostre spiagge? Un poco, sì. E nessuno controlla? Per ora no, solo la temperatura controllano. Che devo farne entrare fino a che si entra? Cioè non stanno molto distanziati i lettini, capì? Pensavo che erano più spaziosi quest'anno, no? Più distanti uno dall'altro. Perché prima sotto gli ombrelloni 7-8 persone, adesso dicono 2 persone, però sempre qualcuno in più ci sta. E per chi resta in città, oltre il mare, qui a Torre del Greco, che si può fare? Niente, solo il mare. Le nostre vacanze comunque sono qui, nella Torre del Greco. Torre del Greco, la nostra costiera, e quindi l'apprezzeremo ancora di più quest'anno. Quindi sceglierai il Mare Nostrum? Mare Nostrum, sì. Bisogna incentivare l'economia locale, soprattutto dopo un periodo come questo? Sì, ma a prescindere da questo periodo noi comunque sposiamo questa logica di... come dire, condividere tutto ciò che è nella nostra zona e comunque pubblicizzarlo anche. E per chi resta in una città come Torre del Greco, che cosa si può fare oltre il mare? Ma sicuramente c'è la zona storica, gli eventi se verranno comunque promossi, e quindi è anche un piacere condividere e restare insieme.